Pace e bem. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Padre, che ha mandato il suo stesso Figlio Gesù, come Messaggero di salvezza ed effonde nei nostri cuori lo Spirito di verità, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, ci ritroviamo in questo corridoio della sede di Padre Pio TV. Per ricordare un eh, nostro caro confratello, nostro padre, padre Marciano Morra, e anche benedire questo studio televisivo che eh, si intitola a lui, al suo ricordo. Oggi, che è il terzo anniversario della sua morte e della sua accoglienza nel paradiso, perché lui aveva tanta fiducia nella Madonna e senz'altro lui ha affermato che. Bussando, lei gli avrebbe aperto la porta e l'avrebbe introdotto nel paradiso. Ecco, ascoltiamo la parola che il Signore oggi ci dona. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre gli undici stavano a mensa, Gesù apparve loro e disse, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. Bene, prima della benedizione, eh, ecco, vogliamo ricordare questo nostro caro confratello. Vi devo dire che... Il ricordo di padre Marciano è eh, eh, di antica data, ecco, l'incontro con lui, io ero un piccolo ragazzetto eh, eh, nel 1959, un po' di anni fa. <ride> E, e sono entrato nel seminario a Vico, a Vico del Gargano. Che cosa ricordo di quel periodo? Che eh, noi facevamo a gara di metterci sotto un braccio a lui quando uscivamo per la ricreazione. Mi ricordo durante questo periodo d'inverno che ci faceva correre per il chiostro perché allora di. Eh, riscaldamento non ce n'era eh, nel convento e soprattutto ricordo un particolare: lui eh, coltivava o oh, si curava, curava le api. Eh, ecco, qualche momento fa qualcuno ha detto del miele: eh, curava le api e noi facevamo colazione con il miele che lui, cioè che le api che lui assisteva, producevano e che si conservava in una fusina di terracotta. Erano, sono dei ricordi belli che così a sprazzi di luce poi ecco stato, ci sono stati altri incontri soprattutto qui a San Giovanni Rotondo lui è stato guardiano, mio guardiano per sei anni e quindi il ricordo della sua attività che cosa possiamo dire di padre Marciano? un grande comunicatore ecco lui lo, lo prendevamo in giro perché quando lui smetteva proprio con impegno a parlare il dito grande del piede si muoveva sopra e sotto allora lo prendevamo in giro ecco allora proprio c'è l'attenzione ma la cosa bella è che Ecco, ha ricercato anche eh, in quei momenti che eh, c'è stato un cambiamento anche di eh, ambienti, tutte queste cose qui a San Giovanni Rotondo, lui ha saputo prevedere, ecco, aveva delle idee molto molto aperte, larghe per eh, comunicare, è Comunica, un grande comunicatore, lo, lo ricordiamo nelle sue... Missioni, ecco una grande missione che ha organizzato tanti anni fa a Cerignola, è stata una grande missione e poi anche tanti altri momenti belli che lui ha saputo dare al popolo santo di Dio attraverso quella parola semplice ma profonda che lui dava a chi lo incontrava. No? E quindi, se ecco, questo studio televisivo è eh, dedicato e intitolato a lui, io penso che sia una cosa bella, una gratitudine da parte dei frati, ma anche da parte di tutto, eh, tutto lo staff del, di Padre Pio TV, che ha avuto la grazia, il dono di averlo per tanto tempo ospite no? in questi studi, ma anche in tante altre trasmissioni. ecco eh, Certamente eh, la nostra vita è fatta di tanti aspetti, di tante situazioni, però io credo che il ricordo di, di Padre Marciano ci accompagna proprio con quell'incoraggiamento quell che lui aveva sempre di aprirci, di, di donarci, di... Uh, usare tutti i mezzi per annunziare il Vangelo, per annunziare la parola di Dio. Quindi, ricordando Lui in questo terzo anniversario della sua morte, ecco, vogliamo uh, chiedere anche la sua benedizione dall'alto per il nostro impegno. Ognuno di, di voi ecco, è, ha i suoi compiti, le sue attività, però, io credo che. La base di tutto è proprio perché nel ricordo Padre Pio TV, quindi nel ricordo di Padre Pio, con la benedizione di Padre Pio, che possiamo annunciare il Vangelo, la parola di Dio, questa presenza di Dio che è benefica, che è portatore di ogni bene. E questo per tutta, non soltanto l'umanità, ma anche per la creazione. Oggi è la, il ricordo di Sant'Antonio Abate. Ecco, quindi mettiamo insieme non soltanto eh, l'annuncio del Vangelo della salvezza alle persone, ma anche al, al creato, al creato che ehm, ecco, si realizza in tanti ambienti. E l'ultimo ricordo di Padre Marciano, che insomma lui aveva tanta pazienza con me perché io avevo sempre il desiderio di mettere qualche animale in più nell'orto del convento lui <ride> è stato sempre, era superiore quindi aveva, è stato sempre molto eh, aperto anche in, questa, in questo senso no? che di accoglienza anche di, di gioire anche di questi doni che il Signore ci fa quindi diciamo che ecco, l'augurio che noi possiamo farci di Uh, accogliere il ricordo, non soltanto, ma non soltanto il ricordo, ma anche uh, l'esempio buono che questi nostri fratelli, i padri, ci hanno lasciato e cerchiamo nel nostro piccolo di imitarli, di seguire l'esempio, uh, ricordandoci che tutto è grazia, che tutto è dono di Dio e che tutto quello che abbiamo nel cuore, se lo doniamo con semplicità, io credo senz'altro che farà tanto bene, come ha fatto Padre Marciano, come hanno fatto tanti altri frati. Ci affidiamo all'intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe, di San Pio e anche di San Antonio Abate. Ecco, facciamo la benedizione di questo studio, ma soprattutto, io credo, di chi vi lavora abitualmente e anche di tutti gli ospiti che voi. Avrete in questo studio. Rivolgiamo al Padre la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E, e rimetti, rimetti a noi, noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri, nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, tentazione ma liberaci dal male. Dio Onnipotente, che illumini gli uomini e li chiami a investigare i segreti della natura, perché si facciano cooperatori della tua creazione, accogli l'espressione della nostra gratitudine. Guarda con bontà i tuoi figli che si servono delle nuove tecnologie. Fa che questo frutto di assidue ricerche e sperimentazioni diventi strumento per annunziare la verità, alimentare la carità, difendere la giustizia, diffondere la gioia, favorire e consolidare quella pace che ci ha portato dal cielo. Gesù, tuo Figlio nostro Signore, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, Dio, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ravviva in noi, O oh Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo Gesù, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Ecco l'acqua che sgorga dal tempio santo di Dio, a quando giungerà quest'acqua porterà salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, il rito della benedizione è terminato, ma non termina il nostro ricordo di Padre Marciano, che continuerà nella forma di un programma adesso, ma subito dopo la pubblicità dovete avere solo qualche minuto di pazienza e poi Padre Rinaldo rimarrà con noi per ricordare ancora Padre Marciano anche con delle testimonianze inedite. Non cambiate canale. Facciamola. Come preannunciato il nostro ricordo di padre Marciano continua nelle forme consuete di una trasmissione televisiva. Abbiamo fatto questo momento inaugurale con rito di benedizione e eh, da questo momento noi per la prima volta entriamo nello studio televisivo padre Marciano Morra di Padre Pio TV e Teleradio Padre Pio. Un'idea che tra l'altro è eh, nata dalla fantasia creativa di Fran Nicola che è il nostro responsabile. Buona giornata, grazie Stefano. Mi attribuisci questo, questo merito, ma penso che ci siano delle cose che si sentono nell'aria, no? magari basta semplicemente chiamarle per nome senza forzare gli eventi, è l'amore, l'affetto, la simpatia che prima di tutto tutti coloro che vivono per certi versi lavorano no? e danno il meglio di sé in questi luoghi eh, era proprio qualcosa di assolutamente evidente e credo che ancora più evidente è l'affetto e l'amore e la simpatia da parte di tantissimi telespettatori che hanno amato negli anni Padre Marciano, che hanno incontrato, conosciuto, e che in qualche modo lo rivedono anche attraverso i nostri volti, il nostro parlare, il nostro essere presenti. Quindi, questa tv, chiaramente, che porta il nome di Padre Pio, avrà da oggi questo studio ecco, meritatissimo a nome di Padre Marciano Morra. E noi eh, per cercare di trovare qualcosa di nuovo da dire, perché su Padre Marciano abbiamo detto tanto, lui ha detto tanto anche di sé e lo risentiremo, ma abbiamo voluto eh, collegarci con il suo paese, con dove tutto è cominciato, con Monteleone di Puglia, dove si trova per noi Maria Pia Picciafuoco, a cui cediamo subito la linea. Buongiorno, eccoci a Monteleone, eccoci nella chiesa di San Rocco qui Padre Marciano è stato battezzato, è state vedendo proprio il fonte e soprattutto qui continuava ogni anno a venire il 16 agosto di appunto ogni anno perché nel calendario liturgico è questa la festa. Abbiamo sentito già nell'aria, anche nel percorso breve fin qui che cosa significa avere un frate così splendido. All'interno proprio di una comunità che lo sente vicino, Don Mimmo al momento credo che si sia allontanato, probabilmente a illuminare anche le reliquie di padre Pio che sono state portate e donate a questa città. Proprio dal nostro Padre Marciano. Mi rendo conto, caro Stefano, caro Franicola, soprattutto carissimi telespettatori, che possa trasparire in me dell'emozione, della commozione. Eppure eh, Padre Marciano sorrideva sempre scherzosamente, anche quando veniva da noi in redazione in quelle giornate ben più fredde di quella che stiamo vivendo noi oggi. Oggi, che tra poco conosceremo sua sorella Olga, racconterà dei suoi più intimi ricordi eh, con suo fratello Ferdinando, si chiamava, forse lo ricorderete, però in questo momento un primo saluto ci stava proprio bene, perché è il saluto appunto a questo luogo benedetto dal quale in fondo è partita tutta la vocazione di Padre Marciano. Grazie allora a Maria Pia e mentre eh, lei si sposta dalla chiesa parrocchiale... Eh, di Monteleone, nella quale tante volte padre Marciano ha concelebrato per la festa di San Rocco il 16 agosto, alla casa natale dove ora vive la sorella Olga. Proprio a proposito di vocazione, vogliamo eh, ascoltare come a Monteleone è nata la vocazione di padre eh, Marciano, la vocazione cappuccina, grazie ad un frate predicatore di cui, eh, o meglio, della cui arte lui da bambino si innamorò. Ce lo racconta lui stesso. Si trovò al mio paese padre Arcangelo Cappuccino Perrotti di San Giovanni Rotondo, sì, sì. aveva una grande voce. Allora i predicatori valevano per la voce, non, non tanto per quello per che dicevano, <ride> ma per la voce perché non c'era il microfono. La chiesa del mio paese era grandissima, quindi ci voleva proprio un predicatore di, di, di forza. E mi rivolse insieme al padre, andiamo a chiedere se poteva farmi entrare nel seminario dei cappuccini. Lui disse, beh, siamo a dicembre, è già cominciata la scuola, vado lì, chiede se vogliono fare un po' di ripetizione di latino, di italiano, e, poi, e così mi mandarono a chiamare. Quindi nel mio paese non c'erano cappuccini, mi trovo cappuccino per caso. Questa è la mia vocazione. E non mi sono mai pentito. Questo è bello! <ride> mai pentito. Le tentazioni di ritornare a casa, ma tanto poco quanto niente, perché dal primo giorno mi sono trovato bene. Con l'entusiasmo proprio. Abbiamo ascoltato che eh, fin dal primo giorno si è trovato bene, ma dobbiamo dire che in realtà. Se Padre Marciano oggi è per noi un esempio è perché a sua volta lui ha avuto degli esempi virtuosi da tanti frati, in particolare da alcuni che eh, addirittura si sono tolti il pane di bocca in senso letterale nei periodi in cui le guerre avevano creato tante difficoltà economiche per poter sfamare questi ragazzi che crescevano. Ascoltiamo un altro racconto di Padre Marciano. Bisogna dire che per ognuno di noi c'è un progetto di Dio. Se io dovessi andare con la mente indietro a quanto sono entrato in seminario ad oggi, devo dire che è stato tutto un progetto di Dio che si è attuato. Perché io ero un mingherlino da ragazzo. Se soffiavo me ne cadevo a terra, avevo bisogno di cure speciali e allora c'era la guerra, eccetera. E devo dare atto a un sacerdote, a un frate, Padre Elia, che è stato un grande, grande uomo per noi ragazzi, quindi, sacerdoti poi che essendoci la essendo guerra non c'era un, un, un pranzo sufficiente, eccetera, invece io avevo bisogno di mangiare in più. E lui la, a tavola la pietanza la toccava appena, e poi la metteva nel cassetto, e io verso le 5 del pomeriggio... Andavo al refettorio, aprivo il cassetto e trovavo la pietanza con un pezzo di pane e facevo la merenda. Quindi, e questo per quattro anni: padre Elia si è tolto il pane di bocca. Come fai a dimenticarlo? Veramente un eh, grande se, uomo. Sì, 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 ma grande uomo, ma ci ha fatto studiare, eh. Libri non ce n'erano perché c'era la guerra, andava a piedi e con mezzo di fortuna da Campobasso a Napoli a andare a comprare sulle bancarelle i testi di studio, quindi la grammatica greca, la grammatica latina, quindi non c'erano testi, ma noi abbiamo fatto il corso regolarmente ed era esigente. Non un'altra l'altra difficoltà che nello studiare la sera eh? non c'era la corrente elettrica e allora davanti a lume ad... di candela <ride> ognuno di noi c'era la candela e <ride> studiavamo a... a lume di candela proprio franicola nel minuto che ci resta prima di un'altra pausa pubblicitaria perché andremo avanti fino alle 11.30 a parlare di padre marciano una considerazione grandi frati nascono dall'esempio di grandi frati Esattamente, ma io in, proprio in questo istante pensavo questa cosa eh Stefano, vorrei paragonare, spero non sia per nessuno motivo così di, di polemica, volevo paragonare Padre Marciano a Totò, nel, come grande comunicatore, <ride> certo. e rivedresti un migliaio di volte le stesse scene <ride> che conosci a memoria e ogni volta ti stupisci e sorridi e rifletti. Quindi, per certi versi ogni volta rivedo la maestria straordinaria della sua capacità di comunicazione. E poi a proposito della sua vocazione, della sua... Ecco, lui dice che è stato facile per lui stare in convento, si è trovato benissimo, non ha mai avuto, ma è stato facile anche vivere con lui. È stato veramente piacevolissimo e un grande onore vivere con lui. Ecco perché gli esempi poi si riproducono. Qualche istante di pubblicità e torneremo a parlare di Padre Marciano tra pochissimo. Ecco, quel padre Marciano che noi abbiamo ritrovato bambino a Monteleone, idealmente ovviamente, che abbiamo ritrovato, bambino che eh, vedendo un altro frate predicare eh, sente la chiamata alla vocazione religiosa sacerdotale cappuccina, quel bambino che eh, veniva nutrito da un frate perché lo vedeva a Mingherlino. Poi ha fatto carriera, è diventato segretario nazionale eh, dei predicatori cappuccini ed è diventato anche per un certo periodo anche eh, vicario provinciale. Eh, vicario provinciale mentre era provinciale padre Pietro Tartaglia che poi durante il suo provincialato eh, e in particolare durante una sua eh, visita pastorale in Africa morì e quindi padre Marciano si ritrovò a fare il ministro provinciale facente funzioni. E proprio uno dei tanti ricordi che ci ha regalato padre Marciano è quello di padre Pietro Tartaglia, suo provinciale. Sentiamo. Fu un momento molto brutto perché io ero vicario provinciale, padre Pietro provinciale partì per l'Africa, non voleva partire, ma il generale lo pregò di partire, partì contro voglia, arrivò in, nel Chad, dopo, il giorno dopo muore e quindi rimbalza qui la notizia ed è stata una, una, cosa, una, una cosa tragica e io mi sono trovato in un momento veramente... Duro, superiore di San Giovanni Rotondo, vicario provinciale reggente e devo dire anche con una provincia anche un po', un po' spaccata perché volevano che si facessero subito le votazioni per l'elezione del nuovo provinciale, La, eh, Roma diceva che non era possibile, quindi un po' di incomprensione, è stato un momento. Molto delicato anche per me e anche molto sofferto. Molto e poi, sofferto. naturalmente, da quel passaggio da, da San Pietro sei tornato naturalmente San a San Paolo. Che forse è la dimensione che magari ami anche di più sì, sì, sì. Nicola, abbiamo scoperto che sei stato giovane anche tu. Eh sì, eh sì. Un po' di tempo fa. Ho bei ricordi, anch'io vorrei sottolineare eh, un aspetto ecco, di quello che è, di questo passaggio significativo della vita di Padre Marciano quando è stato a capo della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio. No? Ecco, mh, mh, certamente ognuno di noi vive la sua vocazione e nel, nell'ambito anche fraterno talvolta si è chiamati a vivere delle responsabilità più importanti. Ecco, questa cosa perché avviene? Avviene certo, il Signore eh, illumina anche il cuore, la mente dei frati, lo Spirito Santo poi dà la possibilità, ecco, in qualche modo, eh, la forza ad alcuni di portare avanti questo tipo di servizio. Ma è anche vero che, naturalmente, c'è una disponibilità da parte dei candidati e c'è anche una sorta di, eh, come dire, di consenso da parte dei confratelli. Chi offre la propria eh, disponibilità ci mette la faccia. Perché eh, talvolta eh, questa disponibilità è eh, corrisposta da un consenso immediato, da un plauso facile, da un consenso. Altre volte no. E soprattutto inevitabilmente, come in tutti i contesti, anche in quello ecclesiale, anche in quello fraterno, ci sono delle critiche non sempre giuste. Ecco, Padre Marciano l'ho molto ammirato nella sua capacità. Prima di tutto io ricordo benissimo quando lui era guardiano il superiore di San Giovanni Rotondo, quando era vicario provinciale. Lo ricordo sempre molto impegnato, molto, eh, sempre mh, a capo di tantissime iniziative, quando era responsabile dei predicatori italiani e, e ricordo bene il suo fare, la sua capacità organizzativa e ricordo bene che nel momento in cui anche i confratelli mh, non hanno sostenuto sempre questa sua Diciamo così, questo che continuasse a, a servire in quel modo, a quel livello, la fraternità provinciale, la sua capacità di fare un passo indietro, di non serbare nessun rancore. Per coloro che apertamente lo avevano criticato, avevano avanzato delle critiche, ripeto, a mio parere anche, eh, anche ingiuste, e questa testimonianza credo sia stata ancora più splendida e più bella del servizio e, e della generosità ecco, con la quale ha servito la fraternità provinciale. Aggiungo 30 secondi un piccolo dettaglio: in una delle tante volte con cui. Abbiamo viaggiato con padre Marciano, mi raccontò questo episodio, spiegando che in particolare un frate si era accanito contro di lui e questo frate poi non gli parlava più. Sapendo che stava ormai in fin di vita, padre Marciano andò a trovarlo al suo capezzale e fu lui a stringergli la mano. Un altro momento importante nella vita di padre Marciano è stato quando ha fatto il guardiano del convento di San Giovanni Rotondo e in virtù di questo compito di questa responsabilità ha accolto la visita pastorale di Papa Giovanni Paolo II, oggi Santo. Vediamo. Di fatti, quando venne qui la prima volta eh, Giovanni Paolo II, quindi le varie incontri, quello e quell'altro, poi si va alla cripta di Padre Pio, mm -hmm. l'antica cripta, certo. e le, il saluto, la preghiera, eccetera. E io ricordo questo particolare che l'organizzazione fece uscire tutti dalla cripta, tutti sacerdoti, superiori, tutti. E rimanemmo solo io, il segretario del Papa, e il Papa. E una volta svuotata la cripta, allora ci diedero il via di salire la scalinata per andare alla chiesa antica. E ricordo questo particolare, che salivamo la gradinata della cripta, ma proprio a passo lento, perché il Papa teneva voglia di parlare e mi faceva tante domande. E quindi una delle domande, qual è l'attività principale che voi tenete qui in questo santuario? E io gli dissi, è chiaro la messa. Ma in modo particolare ci dedichiamo alle confessioni. Bravi, bravo, continuate sempre così. Mi ricordo questo. Questo particolare la, di, questa, questa, di quella visita sì, memorabile. No, per che diede l'impulso a me. Io ero superiore, allora mi raccomando, andate avanti sempre così. E poi chiesa anche delle relazioni con Sollievo, relazioni con i gruppi di preghiera, perché lui voleva sapere anche che i gruppi di preghiera come vivevano la loro spiritualità. Perché certo. pa eh, Giovanni Paolo II ha sempre seguito il cammino del santuario mm -hmm. di San Pio, perché Giovanni Paolo II è stato tre volte qui eh, a San Giovanni Rotondo. Ecco, eh, dobbiamo sottolineare anche un altro aspetto. Eh, Padre Marciano aveva una grande devozione della Madonna, per la Madonna di Pompei, una devozione che ha ereditato eh, dalla famiglia e eh, lui stesso ci spiegherà perché e come è nata e quindi capiremo anche eh, il motivo per cui questa... Eh, devozione nata in famiglia portandoci idealmente in quella casa natale eh, di padre marciano dove fra un po ci collegheremo per una testimonianza inedita della sorella vediamo la sua testimonianza la sua, eh, il suo ricordo io ho aperto gli occhi alla vita quindi da bambino piccolino proprio nel letto di mia madre ho aperto gli occhi guardando il quadro della Madonna di Pompei. Ah, che meraviglia! E quindi tutta la mia fanciullezza è, è, è stata la Madonna di Pompei. Mio padre, un appassionato della Madonna di Pompei, tutti i libri della Madonna di Pompei, io sono vissuto nel nido della Madonna di Pompei. E oggi... Per l'amor di Cielo, precisiamo, la Madonna è una sola, eh, certo. non, non li mettiamo in contrasto l'uno con l'altro. In conflitto, no? È in per conflitto, carità. no. E la Madonna che si presenta sotto vari aspetti, sotto vari titoli, secondo anche le, le devozioni popolari, le, le diciamo la storia di un popolo, eh, non so, c'è l'invasione dei barbari eccetera, quindi la preghiera della Madonna e quindi la Madonna della Libera che salva il popolo di Pietrecina dall'invasione dei nemici. E quindi io sono vissuto così. E ancora oggi, ancora oggi, la Madonna delle Grazie eccetera partecipata alla processione molto bella che poi magari prendiamo la cena. Certo. Diciamo qualcosa, ma le mie preghiere personali sono alla Madonna di Pompei, la novena alla Madonna di Pompei che recitava Padre Pio uh -huh. per, Vabbè, 40 anni, per 40 anni, per 40 anni l'ha recitata, io anch'io la recito tutti i giorni, come la supplica alla Madonna di Pompei, io la recito tutti i giorni, che è bellissima, una preghiera stupenda perché... Non è circoscritta, io ho bisogno di questa grazia, ho bisogno di questa... È una preghiera universale, si prega per gli amici, i parenti, i nemici, i, i coloro che non credono, gli atei, quindi è una preghiera molto bella, molto ampia, molto ampia. Ecco, abbiamo già detto che eh, l'idea di, di, di intitolare questo studio a Padre Marciano nasce dal fatto che lui qui... Ha fatto tanto apostolato da questi, da questi studi e si è dedicato totalmente all'apostolato dell'annuncio del Vangelo e mh, del, eh, della conoscenza di Padre Pio, soprattutto quando, lasciata la carica di segretario generale dei gruppi di preghiera, eh, altro importante incarico avuto nella sua vita, eh, ha potuto eh, dare il suo tempo prezioso eh, alla nostra emittente e ai nostri telespettatori creandosi eh, in questo modo un clima familiare con lui, noi con lui e lui con noi. Tant'è che eh, abbiamo voluto in occasione del suo 90 compleanno, se la regia ci manda le immagini, festeggiarlo anche, anche qui, anche eh, nella, nella nostra sede. Ed è stato l'ultimo compleanno che abbiamo potuto festeggiare perché disponibile il 91 tutto... compleanno è praticamente coinciso. Con eh, il periodo della pandemia e quindi l'ultimo compleanno, il novantesimo nel eh, 2019, eh, lo abbiamo festeggiato nei nostri studi, ecco, eh, tutti insieme mh, prendendo una torta che lui ha tagliato e che ha consumato con noi ovviamente eh, in maniera molto, molto limitata. Eh, padre Marciano è stato eh, davvero un uomo di grande compagnia nei nostri confronti e. In fraternità, com'era padre Marciano, fra Nicola? In fraternità è così come si vede. Era una persona davvero un protagonista della vita fraterna una persona sempre estremamente attenta, sensibile, eh, non ci voleva molto affinché lui capisse anche momenti eh, o situazioni, diciamo così, anche di sofferenza o di disagio, eh, che pure magari personalmente non lo toccavano, eppure ecco, soprattutto negli ultimi anni, riusciva a cogliere questi momenti e interveniva come poteva, come padre. Nella carità, indicando la possibilità anche di risolvere no, quei momenti, questi passaggi, magari anche un po' turbolenti. E quindi lo ricordo proprio negli ultimi anni particolarmente teso a questo tipo di attenzione da parte sua, in modo particolare dei più giovani. Ecco, questo sì. Abbiamo detto tanto di Padre Marciano, molti dei nostri telespettatori, telespettatori lo hanno conosciuto già frate adulto, già frate anziano, carico di esperienza, carico di tante parole buone che ha condiviso con tutti. Ma adesso vogliamo ritornare a quel Padre Marciano segreto, a quel Padre Marciano eh, bambino, ragazzino che eh, non tutti conoscono, che pochissimi conoscono. Per questo subito dopo una breve pausa pubblicitaria ci collegheremo nuovamente con Monteleone di Puglia per ascoltare, per la prima volta parlerà di suo fratello, padre Marciano Morra, sua sorella Olga. Restate con noi. Siamo tornati in diretta dallo studio Padre Marciano Morra di Padre Pio TV, proprio all'inizio di questo programma c'è stato il rito di benedizione della targa con cui abbiamo fatto questa intitolazione, targa che abbiamo posizionato sotto un quadro che ritrae eh, Padre Marciano in una delle sue espressioni tipiche opera del maestro eh, Nicola Cisternino. Ma ora come preannunciato ci vogliamo eh, collegare con Monte Leone di Puglia, perché nella nella casa natale di eh, padre Marciano Morra, ora abitata dalla solerla Olga, si trovano la nostra Maria Pia Picciafuoco insieme all'operatore di ripresa Roberto Vescio che eh, hanno incontrato la disponibilità di Olga Morra a parlare di suo fratello. Sentiamo. Eccoci arrivati in questo centro di Monteleone, eh, siamo proprio nel centro del paese e siamo vicino a una donna speciale perché è la signora Olga. Che mi permetto di abbracciare di nuovo almeno affettivamente ci siamo scambiate tante parole in questi giorni pensando a suo fratello Ferdinando perché ricordiamo che padre marciano si chiamava, si chiamava Ferdinando. Ferdinando signora Olga in questo momento che le manca di più di suo fratello l'affetto l'affetto mh... La presenza sua, la presenza. Spesso mi telefonava, chiacchieravamo, avevamo lo stesso carattere, la pensavamo alla stessa maniera e questo mi manca. Non ho a chi raccontare le mie, le mie cose più, più intime, va, diciamo così. Quando è stato che vi siete scambiati l'ultima lunga conversazione? Lo ricorda? Beh, io stavo a San Giovanni, no, stavo a Foggia prima di, di succedere tutto l'ambaradaino, insomma. E lui raccomandava sempre alle mie nipoti di stare attenti a me, ma soprattutto raccomandava a me. Di stare attende alle mie due nipoti, Marisa e Cinzia Signora Bella, sto vedendo una foto, posso farla vedere ai telespettatori? Ah, sì, sì. La sua, Tanto... <ride> prima adolescenza. quanti prima, anni sì, no, aveva? No, ero qui? piccola qui ero ecco sui sette anni, sette otto anni. Era proprio bimba. un vestito cucito da mia, da mia sorella. Eh. Vestitino cucito da mia sorella. Si chiamava? Lina. Lina. E a quest'età io ho ritrovato padre Marciano perché quando lui è partito io avevo sui due anni, tre anni. E quando è ritornato dopo tre, quattro anni dal seminario io ero più grandicella ma non lo avevo vissuto da piccola. Quindi per me era, un, era un, un estraneo, un estraneo che si intrometteva nelle, nelle mie cose, perché i parenti venivano. Io ero la più piccola tra la famiglia di mio, padre, di mio padre e di mia madre. Quindi venivano gli amici, i parenti, mi coccolavano. Lui torna dal seminario, certamente venivano per salutare lui, quindi io ci soffrivo, ma non solo per questo. Perché tutti i giorni lui diceva con mia madre, vorrei sapere questa bambina perché non mangia i pomodori. <ride> cioè, io lo odiavo per questo motivo. Io odiavo mio fratello e non vedevo l'ora che passassero questi 15 giorni che lui part doveva partire. Ma non ha provato mai a dire Ferdinando perché? Dovrei mangiare per forza i pomodori. No, perché Luigi i pomodori fanno bene, però poi grazie a lui ho, mangiato, ho cominciato a mangiare i pomodori. Poi è arrivato il giorno della partenza, e, però io già cominciavo, mi ero quasi cominciata ad affezionare e, e la mattina del, della partenza erano le 5 di mattina. Mio padre ha chiamato sia me che mia sorella, anzi prima di questo c'è un episodio. Mio padre chiama mia sorella Lina e me, dice, vedete che vostro fratello parte domani. Voi avete del, dei soldini nel salda, salvadanaio, volete dare qualcosa a vostro fratello che parte? E da quel momento poi è diventato mio fratello. Quindi, eh, E ne parlavate stata... tante volte oh, dopo. Sì, sempre glielo raccontavo, lui si faceva un sacco di risate. Quando Poi è diventato mio fratello, perché io ero bambina, ero piccola, avevo 7-8 anni. Proprio con queste trecce, magari direttamente col fiocco, sì. lo incontrava. E lui era un bambino molto... era discolo. discolo. Eh, aveva avuto regalato dall'America, da dall un'ozia d'America, America, dei pattini. Che erano enormi perché erano di, di ferro, avevano delle ruote così grandi. Ma lui girava tutto il paese. E la gente veniva qui con. Eh, mio padre dice: Ma quello sta tutto sudato, ma come. E lui, lui era così. Lui amava girare. amava... Però lo trovavano sempre in chiesa alle sei di sera. Lui puntualmente andava in chiesa e recitava i Rosari insieme. A, 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 allora, erano tutte donne che andavano in chiesa. Lo accompagnavano qui in casa e dicevano: Peppi, abbia, abbiamo portato tuo figlio, questo viene tutti i giorni in chiesa. Lui diceva: Vada, vada a giocare, ma non era vero. E Lei, tra l'altro, probabilmente c'era anche l'influsso dei geni di. Il eh, vostro sì, nonno. Mio nonno era molto religioso, tanto che noi, prima, sul piano di sopra avevamo una cappellina, prima si usavano le cappelline in casa, e dove c'era un quadro della Madonna di Pompei che lui aveva comprato a Pompei. Lui faceva le acque a Castellammare di Stabia. E poi arrivava a Pompei, quindi portò questo quadro da Pompei. Infatti, lui quando dice: Appena aperto gli occhi, ho visto la Madonna. Era quel quadro della Madonna di Pompei, perché mio nonno era molto devoto. E infatti aveva e In questa casa, sì, devoti. Avete ortea. conservato il suo Vademecum sì, delle preghiere. Delle preghiere. E infatti, lui. Questo è un suo libro, il libro di mio nonno. Infatti lui nell'ultimo nell ha scritto una preghiera il che io non, riesco, io non riesco a leggere. Grazie, grazie signora di aver potuto conservare questo che non vorrei rovinare perché l'inchiostro... È diventato sempre, sempre più difficile da leggere, però questo sacro cuore amabile. E poi se Marisa vuole continuare a leggere questa preghiera, penso che Padre Marciano ne sarebbe contento. Sì, io lo dissi a zio che avevo trovato questo libricino con questa preghiera e lui ne era contentissimo. Mi disse non la far perdere. E feci un ingrandimento, glielo portai, ma erano proprio gli ultimi periodi. Non, non è stato possibile. La, la, la preghiera è stata fatta in onore di un crocifisso che è in una chiesa di Monteleone, che fu abbandonato e poi ritrovato, e poi rimesso al proprio posto: invocazione al sacro cuore di Gesù, o oh, sacro cuore amabile, o oh, sacro cuore dolcissimo, o oh, cuor pieno di grazia. Gesù, speranza nostra, abbi di noi pietà. O cuor fonte di vita, o cuor posta del cielo, o cuor centro d'amore, speranza nostra abbi pietà di noi. C'è una ripetizione. O tra fiamma ardente, o cuor tra spine acute, o sacro cuor trafitto, speranza nostra abbi pietà di noi. O cuor del Verbo eterno, o cuor del vero Dio, o cuor di Gesù Cristo. Speranza nostra, abbi pietà di noi, o cuor del nostro padre, o cuor del nostro sposo, o cuor del nostro bene, c'è sempre la ripetizione. Speranza nostra, abbi pietà di noi, o cuor nostra speranza, o cuor nostro consorte, o cuor nostro saluto, o cuor nostra delizia, o cuor dei nostri cuori, o sacro cuore amabile. Speranza nostra, abbi di noi pietà. Chiunque ne farà richiesta della. Soprascritta copia, gratis tra parentesi, si rivolge al signor Ferdinando Morra. È veramente commovente. È eh? commovente, e da secondo me da queste cose si intuisce la religiosità che ci stava in questa famiglia, in questa nostra famiglia. Eh, signora, non so se sì. ha già il nostro calendario, no, Padre Pio Sacerdote ancora. 2024, è proprio questo da tavolo. Qual è la cosa più bella che lei ha appreso su Padre Pio, proprio da suo fratello? Che era scherzoso, non era sempre arrabbiato, ma era molto scherzoso e giocava con loro. Quindi l'ha colpito soprattutto sì, sopra... il carattere. Sì, il carattere, il carattere, sì. il carattere di Padre Pio proprio. Ma anche Padre Marciano era così. Eh. L'abbiamo sperimentato. Molto severo, sì. Era molto severo. Mio fratello era Severo, eh. Severo? Severo. Ah. E, però era molto buono, bravo, comunque. Ed è ancora qui, però. Non sì, usiamo sì, il sì, passato. Sì, no. sì, è qui, è qui. Signora. È sempre vicino a me, comunque. Tanti, tanti anni di vita, di gioia e di salute. Grazie di averci dato la linea, che restituiamo alla regia. E siamo noi che diciamo grazie a Maria Pia, a Roberto, ma soprattutto ad Olga Morra e a Marisa Sanzano che eh, hanno aperto il libro dei loro ricordi familiari nei quali Padre Marciano ha un posto particolare. Franicola, a te la conclusione. La conclusione, ecco, credo che possa essere questa. Padre Rinaldo, quando ha fatto la benedizione, eh, ci ha introdotto nella memoria di padre eh, Marciano, chiamandolo un grandissimo eh, comunicatore. Ecco, comunicatore non è semplicemente colui che ha la parola facile, ha la capacità di. di eh, e questa di... c'era comunque. <ride> bravissimo, non bravo, bravissimo, ma io vorrei intenderla in questo modo, come pacificatore. Prima abbiamo ascoltato in alcune sue battute lui, non solo nel mondo dei frati, ha operato questo, questa pacificazione, ma nel mondo e nei rapporti dei frati con Casa Sollievo, con la cittadina di San Giovanni Rotondo, con i gruppi di preghiera che ha servito mirabilmente. Non solo, vorrei aggiungere ancora di più: ha avuto un ruolo di pacificatore anche nella memoria storica di Padre Pio. Per tanto tempo nella comunicazione di quella storia ha avuto un ruolo fortissimo anche in la memoria delle persecuzioni. Ed è questa cosa eh, forse era un po' esagerata. Lui ha avuto la capacità di incastonare i dati, la storia di Padre Pio certificata, proprio partendo da, dalle fonti più accreditate, contestualizzandola nel messaggio biblico, pastorale. Eh, teologico e questo ha dato un equilibrio straordinario anche alla sua predicazione, potremmo dire alla predicazione anche di coloro che verranno e continueranno a raccontare la storia di Padre Pio. Quindi credo che questo sia proprio il merito più bello di Padre Marciano. E allora anche per questo noi diciamo e continueremo a dire grazie Padre Marciano e con questo grazie noi ci concediamo da voi ricordando però Padre Marciano per tutta la giornata di oggi.